Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati in questo terzo episodio della Skyblock. Questo è il terzo episodio avanzato perché il primo episodio, il terzo episodio che avevo fatto, purtroppo è andato perso e mostravo tutto quello che avevo fatto. Comunque, vi faccio vedere qui dentro. Abbiamo la farm di funghi che... Sono nati due funghi! Sono nati due funghetti, sì! Fantastico. Come avete visto funziona, questa è la farm dei funghi. Poi abbiamo, come vedete, c'è un po' di neve perché ci sono stati dei problemi con il mob spawner. C'è una mela qua. Che ho dovuto risistemare. Adesso vi faccio vedere. Come vedete qua, rispetto all'inizio, non so se avevo fatto vedere, comunque qua c'era tutta una piattaforma che io sono andato adesso a togliere. Perché avevo totalmente perso il controllo del mob spawner e era un casino totale. Ci ho messo veramente tanto a recuperare il terreno e ho abbassato il tutto di veramente tanto. Cioè, avevo fatto mi pare un 20 blocchi, mamma mia, c'era quello del creeper che stava per saltare, che non so come farlo faccia. Buongiorno, arrivederci. Ma vedete, si illumina, se mi vedono cercano di saltare, ma purtroppo non ce la fanno perché crepano. Anche gli scheletri ci provano, ma si inchinano al nostro cospetto. Comunque, una roba ho pensato di renderlo un pochino più efficace, praticamente. E osteria. Non ci credo. E praticamente, come avete visto, mi beccano lo stesso. Comunque, a questo livello qua dove sono io, prima c'era una piattaforma, non morivano, anzi, cioè, i primi morivano, poi si sono adattati, si sono, non so, hanno iniziato a cambiare, si sono trasformati, non lo so, cosa hanno fatto, si sono abituati, adattati. Hanno mutato il loro DNA e iniziavano a sopravvivere a quelle cadute. Quindi io l'ho portato, come vedete, da lì, l'ho portato a questa piattaforma e come vedete ormai non c'è più niente che resiste. Non resiste proprio più niente. Mi sono organizzato e ho costruito questa piattaforma che oggi andiamo fin là. Praticamente questa piattaforma ci porta alla violazione delle regole. Cosa significa? Che le regole da Skyrock sarebbero di non andare sulla terraferma. Noi abbiamo fatto questo ponte, siamo andati sulla terraferma e poi dovremo ancora andare sulla terraferma del Nether, che andremo a cercare insieme un giorno. E peraltro sto per morire di fame. E ci suicidiamo. Praticamente andremo a creare una piccola base sulla terraferma dove andremo a cercare i materiali che ci mancano. Questa sarà la missione aggiuntiva, cioè fare dei percorsi di redstone, dei circuiti e crearsi un'armatura, trovare dei diamanti, provare a vedere se si riesce, farsi il tavolo degli incantesimi e incantare una spada di diamante, vediamo se riusciamo oppure. Questi sono dei nuovi obiettivi che ho deciso di mettere. Eccolo là, guardate. Questa è la zona che mi dice dove arriveranno ed ecco la terraferma. È una cosa molto rischiosa quella che ho fatto perché ho costruito la piattaforma proprio davanti alla grotta. E come se non bastasse, sta venendo notte. Quindi significa mob a volontà. Ovviamente abbiamo già i primi zombie e scheletri che ci vogliono morti. Qui ho già messo un po' di torce di sicurezza. Comunque noi ci sono già gli scheletri. Ma c'è un villaggio là! Ma è fantastico, aspettate un attimo che non voglio morire quindi.
chiavetta di fortuna. Stiamo attenti. Quindi ho già visto ciò che non volevo vedere. Quindi stiamo veramente attenti, ci chiudiamo dentro e cerchiamo di sopravvivere. Anche di questi trasformiamo e andiamo a cuocerli. Nel frattempo abbiamo un po' di luce. Lì significa bene che così dopo non si formano i mob e possiamo tornare a casa tranquilli. Vedo che sta arrivando l'alba, il giorno. Guardate, qua piove e lì nevica. Qua piove e qua nevica. Piove, nevica. Le mele le mettiamo sempre giù, che possono sempre esserci utili. Facciamo poi in caso di emergenza, che deve essere. Sono curioso di andare a vedere un attimo cosa c'è in questo villaggio. Poi non so se ce ne sono altri. Spero di sì. Guarda, ci sono le galline! Ciao! C'hanno le patate, le carote, c'hanno le carote, ma queste ce le portiamo a casa. Hai il grano. Sono bravi, le ripiantiamo, va. Sono bravi, le ripiantiamo tutto. Ecco. Allora, fatemi trovare. Eccola qui, c'è la casa del fabbro. Qualcosa qua dentro? No. Andiamo, eccola qui. Ferro, ossidiana e l'elmetto. E abbiamo compiuto, vabbè, un progresso e anche una missione, che è farci un'armatura, quindi. Adesso siamo un pelito più attrezzati e quindi possiamo fronteggiare, ma c'hanno anche. C'hanno anche le barbabietole, ma è una cosa fantastica. Ma cos'è sto posto? Lì ci sono i cavalli, aspettate che non voglio perdermi. Quindi, se qua non si rigenera il mondo, ok, significa che è giusto. Ma ci sono anche girasoli, ci portiamo a casa. E qua ci sono le liane, quelle che vi servivano. La palude, ragazzi, qua possiamo trovare. Non me li ha dati. Ho detto devi darmi. Me le dai così. No. Qua sotto noi potremmo trovare la. Oltre, vabbè, alla torre delle streghe, li potremmo trovare anche. E gli slime che ci servono per fare gli slime possiamo farci i pistoni appiccicosi che ci servono per il mob spawner. Quindi peraltro sono qua, stavo per morire, non me ne accorgo. Abbiamo i funghetti, i fiori, quelli blu devo portarli a casa assolutamente, e anche queste qua, le ninfei di tutto, non so come si chiama, l'iPad, una roba del genere. Però questi qua dobbiamo assolutamente portarceli dietro perché sono bellissime. Ok, è un mondo completamente da scoprire qua, non so, non ho la minima idea di cosa ci sia. Possono esserci, magari ci troviamo anche il portale dell'End, forse, se c'è abbiamo il portale dell'End e potremo anche andare alla ricerca del drago.
Guardate che bello. Quanto ferro che c'è qui. È super rischioso, quindi. Salve. Ci scommetto adesso che cade un fulmine e piglia fuoco tutto. Scheletro, no. Non ci ho visti, vero? Abbiamo un creeper, vogliamo, no, stai fuori dalla sua portata, non deve vederci, però qui dobbiamo. Io non capisco se è notte o cosa, se è solo perché c'è il temporale. No, è notte, ma vieni. Ok, allora, questo terzo episodio è finito, abbiamo scoperto la terraferma e peraltro mi pare che stia già tornando buio, sì. Abbiamo trovato, fregato a un villaggio, un elmetto con i scarponcini, che non sono scarponcini da montagna, abbiamo iniziato a farci una micro base, micro poi mica tanto. E al di sotto abbiamo la grotta che ci porterà ai diamanti, probabilmente, spero di sì. Quindi per questo episodio è tutto, io vi ringrazio, lasciate dei commenti, dei like e fatemi sapere nel prossimo episodio cosa volete che faccia, se volete che vada in miniera oppure che continui a costruire e vada a esplorare la terraferma oppure che vada a esplorare il Nether, alla ricerca del Nether. Fatemi sapere queste robe, lasciate dei like, condividete.